posso dirti che ho, cioè i miei mi hanno comprato il mio primo computer che avevo, se non sbaglio, 13 anni. Da là ho cominciato a... All'epoca il computer lo si comprava principalmente per i videogiochi, quindi mi ricordo quando avevo 10 anni volevo il computer e mi hanno detto no, comprati l'Amiga che così puoi giocare ai videogiochi. Ho detto no, non voglio l'Amiga, voglio un computer, e alla fine mi hanno preso l'Amiga. Ho giocato per un paio d'anni ai giochetti l'Amiga, poi ho detto no, voglio un computer, e i miei alla fine mi hanno detto dopo 2 anni ti compriamo di computer. Mi hanno preso il computer, che ho messo da parte l'Amiga, ho messo da parte i giochetti, e mi sono messo a studiare. Comincia da smontare le schede, a capire come funziona il sistema operativo, a provare a lanciare comandi a casa e vedere cosa succedeva, e da là ho capito che la cosa era divertente, perché ogni tanto lanciavo dei comandi e avevo anche una risposta interessante, per cui comincio a lanciare comandi, vedi le risposte, da là chiaramente siamo in un periodo in cui internet non c'era, quindi uno voleva un'informazione, adesso la cerchi su internet, come si fa questa cosa, e hai 1000 persone che ti rispondono. All'epoca non c'era internet e non c'erano 1000 persone che ti rispondevano, quindi se tu volevi conoscere una cosa non c'erano manuali, o se c'erano manuali erano in inglese, ma io avevo 12 anni e non lo sapevo l'inglese, quindi l'unico modo era provare, lancia una sonda e vedi la risposta, lancia una palla e vedi quanto tempo ci mette a tornarti indietro come un radar, per cui prova e riprova. Mi sono appassionato alla materia e pian piano ho cominciato a creare delle cose, a vedere queste cose che creavo funzionavano, la gente ha visto le cose che creavano, gli piacevano, ha cominciato a contattarmi perché voleva che facessi cose anche per loro, e da là ho cominciato a mettermi un po' nel business dell'informatica. Dopodiché con una mano sul cuore ho aperto la partita IVA, dalla partita IVA sono passato ad aprire l'SRL, che è appunto Segment, ho coinvolto altre persone, adesso siamo qua come Segment a fare il nostro lavoro.